Salve a tutti ragazzi, qui è Cham che vi parla. Oggi vi porto uno speciale, diciamo, sì. È uno speciale che riguarda anche il TGC, riguarda un Pokémon in particolare. Ok, sono nella schermata delle espansioni, sono in nero e bianco, esploratore delle tenebre. Aspettiamo il mio computer che è lento. Come molti di voi sapranno, l'1 agosto sarà finalmente rilasciata l'espansione Esploratori delle Tenebre, anche se penso che in edicola arrivino un po' più tardi. Vabbè, questo non ha tanta importanza. Già hanno messo le carte in primo piano. Se vi ricordate, quando è uscito Destini Futuri, hanno praticamente messo una pagina sul sito Pokémon di Mewtwo. Bene, siccome hanno messo Mewtwo perché era il Pokémon principale dell'espansione, diciamo. Bene, visto che sta per uscire Esploratori delle Tenebre, il Pokémon principale è Darkrai, quindi il sito Pokémon ha genialmente pensato di dedicare un mini sito, diciamo, a Darkrai. I segreti di Darkrai, e se vuoi scoprire tutti i segreti, sì, visita il sito. Aspettate che il mio computer è di una lentezza sovrannaturale. Darkrai EX. Ok, ci appare così la schermata iniziale, diciamo. Qui appunto c'è Mewtwo, qua riuscirà a mezz'erba. Cominciamo ad aprire le pagine, così intanto si caricano qua. Ok, allora Darkrai, parleremo di Darkrai moltissimo, ma anche di altre cose riguardanti la nuova espansione. Infatti sarà uno speciale, diciamo, dedicato a Esploratori delle Tenebre. Allora, qui possiamo vedere questa immagine di Darkrai. Aspettate, ok. Che è anche un design delle bustine. È una cosa spettacolare. Cioè, qua ci sono le montagne innevate, un fiume, la luna sopra, tutto nuvolato, diciamo. Darkrai qua, questa luce è bella, molto bella. Sarà una delle bustine questa qui di Darkrai. Sì, poi ci sarà quella di oddio, Scrafty, Venusaur e Excadrill. Ok, cominciamo subito ad analizzare i segreti di Darkrai. Volevo dirvi che avevo già registrato questo speciale, ma l'ho fatto senza audio praticamente. Ci ho parlato per mezz'ora da solo. Ok, allora, che voce strana che mi è uscita. Andiamo a leggere i segreti di Darkrai. Il Pokémon misterioso Darkrai è uno degli avversari più singolari che un allenatore di Pokémon possa affrontare. Si dice che il Pokémon nero pesto buono, possa insinuarsi nei sogni delle sue vittime, creando terribili incubi. Servirebbe per questo. Ciononostante, Darkrai si batterà fino in fondo al fianco di qualsiasi allenatore abbastanza in gamba da catturarlo. Darkrai ha ricoperto ruoli di primo piano nei videogiochi, nel gioco di carte collezionabili e nei film Pokémon. Dai un'occhiata ad alcune delle apparizioni di questo straordinario Pokémon misterioso. Andiamo subito con Darkrai nel gioco di carte collezionabili. Ok, qui vediamo Darkrai X, la bustina di diamante e perla, incontri leggendari dovrebbe essere. Allora, prima di apparire nella nuova espansione nero e bianco Esploratori delle Tenebre, Darkrai ha dato già prova delle proprie capacità nel gioco di carte collezionabili Pokémon. Fin dalla sua prima apparizione nell'espansione Diamante e Perla, incontri leggendari, Darkrai si è distinto come potente carta a livello X. Darkrai ha poi continuato a far furore nel GCC come Darkrai G, un Pokémon SP contenuto nell'espansione Platino L'Ascesa dei Rivali. E quindi è apparso in coppia con Cresselia sotto forma di Pokémon leggenda nell'espansione HS Battaglie Triumfali. Nell'espansione nero e bianco Esploratori delle Tenebre, Darkrai X prosegue nella lunga tradizione, diventando sempre più forte. Diventando sempre più forte, basta. Scopri tutto su Darkrai X, vabbè. Il film Pokémon L'Ascesa di Darkrai. Molti fan hanno scoperto questo Pokémon misterioso grazie al film L'Ascesa di Darkrai, dove Darkrai apparve come protagonista di epiche lotte contro i Pokémon leggendari di Dialga e Palkia.
attraverso spazio e tempo. Gli scontri di questi tre Pokémon misero in pericolo tutto ciò che li circondava. Adesso, guardando il film L'ascesa di Darkrai, puoi scoprire cosa accadde veramente in quei mitici scontri di Pokémon e che cosa dovette escogitare il famoso allenatore Ash, famoso, per impedire la distruzione totale. Facendo leggi tutto, si andrà nella pagina animazione, se non sbaglio, ecco sì, questa è la pagina animazione, e si potrà vedere il film, se non sbaglio. Sì, si potrà vedere il film. Ok, vabbè, non lo guardo perché potrebbero anche segnalarmelo come copyright. Copyright. Ok, dov'è? Oddio, ho perso la pagina. Scusate. Breve interazione. Ok, allora, videogiochi. Il Pokémon versione diamante per le plate. Il Pokémon di tipo buio Darkrai presenta tutti i tratti caratteristici dei Pokémon più potenti, dalle statistiche elevate a svariate mosse particolarmente forti. Darkrai ha fatto il suo debutto in Pokémon versione diamante, Pokémon versione perla e Pokémon versione platino, nell'ambito di un evento di distribuzione speciale. Per ricevere il Pokémon nero pesto, il giocatore doveva ottenere una scheda Sochi, un soggetto in grado di scatenare un incubo durante il quale il giocatore riceveva in dono questo potente Pokémon. Bello Darkrai. Mi piacerebbe trovarlo ex. Pokepark 2, il mondo dei desideri. Nel videogioco Pokepark 2, il mondo dei desideri, Darkrai ricopre un ruolo in primo piano. Il Pokémon misterioso abita nel parco dei desideri, che intende fondere con il Pokepark. All'inizio può sembrare che Darkrai sia completamente malvagio, ma con il procedere della storia si scopre che i piani di Darkrai non sono poi così nefandi. Visita il sito ufficiale. Sì, vabbè, ciao. Buonanotte. Qui è tutta pagina TGC. Ok, facciamo un po' così, va. Allora. Espansione nero e bianco, esploratori delle tenebre del GGC Pokémon. Scuro dall'oscurità con l'espansione del GGC Pokémon. Forse adesso mi sentirete un po' più forte. Ok, vabbè, non mi interessa. Scuro dall'oscurità con l'espansione del GGC Pokémon nero e bianco, esploratori delle tenebre. E assisti al ritorno del potentissimo Darkrai X e al debutto di una serie di Pokémon di tipo oscurità, come Zorark, Umbreon e Sableye. Appunto, esploratori delle tenebre, un set concentrato su Pokémon tipo oscurità. Appunto, è il momento buono per farsi un deck oscurità. Che perché ci sono molte carte che possono potenziare questi Pokémon. Vabbè, continuiamo. Che faranno vedere nero i tuoi avversari. E non dimenticare di sfruttare al meglio le fantastiche carte allenatori incluse nell'espansione. Come vi dicevo, Rimbico Oscuro, per esempio, ti aiuterà a potenziare i tuoi mazzi di tipo oscurità. Non dovrai più aver paura del buio. Aiuto, ho paura del buio. Come in alcune espansioni precedenti, anche l'espansione nero e bianco, esploratori delle tenebre, ti attengono dei fantastici Pokémon X provenienti dalla regione di Unima. E non solo. Questi fortissimi Pokémon sono in grado di scatenare degli attacchi devastanti contro i tuoi avversari. E ricorda, a fare compagnia ad Darkrai X esiste già una serie di carte Pokémon X. Moment. Ok. Normali o ultra rare, con illustrazione a figura intera. Come Tornadus X, Kyogre X, Raikou X e Groudon X. E come se non bastasse, appena sarà disponibile nei negozi e nelle edicole, potrai giocare con l'espansione nero e bianco Esploratori delle Tenebre anche su internet nel gioco di carte collezionabili Pokémon Online. Finalmente. Yeah. Cerca le carte codice all'interno delle buste di espansione e dei mazzi tematici e potrai sbloccare le carte dell'espansione nero e bianco Esploratori delle Tenebre per il GCC Online. Crea dei mazzi incredibili e sfida i giocatori di tutto il mondo. Che però non è nemmeno possibile la modalità di giocatore. Ok. Ah, qui voglio segnalarvi che hanno sbagliato, non hanno messo entai X. Perché come vedete sono 5 l'ex. Sono Tornadus, Kyogre, Raikou e Groudon. 4 più Darkrai 5, si sono scordati entai e così diventano 6. Yeah, ho trovato la prima. Ok, qua ci sono carte Pokémon X in primo piano e poi mazzi tematici. Cominciamo. Oddio, stavo per morire. Cominciamo con questo Zorark veramente veramente fantastico, che se lo trovo lo metto subito nel mazzo. Devo crearmi uno. Ah, ma io l'apro. Sì, perché non prendo. Ok. Allora, Zorark. Dopo un debutto straordinario nell'espansione nero e bianco, il Pokémon mute volpe di tipo oscurità è pronto per un clamoroso ritorno. Zorark di fase 1 userà la presenza di altri Pokémon di tipo oscurità proprio. Di altri Pokémon di tipo oscurità a proprio vantaggio, grazie al suo attacco Gran Zuccata, che infligge 20 danni per ogni Pokémon di tipo oscurità in gioco.
Con una panchina affollata di Pokémon di questo tipo arriverà a infliggere 120 danni con una sola carta energia in colore doppia assegnata. E in effetti è molto bello questo attacco. E Zoroark non si ferma qui, no! Con l'altro suo attacco, Impeto Oscuro, infligge 20 danni per ogni segnalino danno presente su questo Pokémon. E con i suoi 100 punti di vita, Zoroark si può permettere di perderne un po' per colpire sempre più duramente. Cioè, se per esempio voi avete 50 punti di vita con Zoroark, toglie 100. Ed è molto buono, molto molto molto. Ok. Allora. Anche perché il costo di ritirata è poco pure, e anche i costi degli attacchi. Andiamo con Umbreon. Molte delle carte Pokémon più forti uscite di recente, come Mewtwo X, diventano più potenti in base al numero di energia assegnato. Aspettate, ok. Con Umbreon potrai ostacolare questa tendenza. Con il suo attacco Ombra Scure, Umbreon infligge ben 60 danni al Pokémon difensore. E se esce da essa entrambe le volte al lancio della moneta, costringe a scartare tutta l'energia assegnata allo stesso, mettendo un freno alla corsa di qualsiasi Pokémon verso la vittoria. Allora, attacco veramente stupendo. Perché, cioè, intanto per utilizzarlo bisogna assegnargli due energie in colore e una oscurità. Potete anche darne una prisma e due e una in colore doppia. Molto bella, perché toglie 60 e poi appunto non so quante volte lanciando la moneta potete far scartare all'avversario tutte le carte energie. È molto bella anche perché ha 100 punti vita e non so, cioè non sono pochi. Ok, se non dovesse essere abbastanza, Umbreon può anche colpire con Stordi Raggio, un attacco che infligge 20 danni lasciando il Pokémon difensore confuso. Molto bello anche questo attacco. In tutti i casi il tuo avversario faticherà a scatenare la controffensiva. Bene. Scurati, che è uno strumento, troverai tantissime carte potenti tipo oscurità nell'espansione Esploratori delle Tenebre. Ma se sei ancora in preda all'indecisione se usarle o meno per costruire un tuo mazzo, questa carta ti convincerà alla grande. La carta strumento Scurati rende ancora più forti i tuoi Pokémon di tipo oscurità, aggiungendo ulteriori 20 danni a quelli già inflitti al Pokémon. Molto bello questo. Soprattutto utile. Cioè, per esempio, se attacchiamo già con Umbreon che toglie 60, togliamo 80. Mentre con Zoroark, che so, un peto scuro, togliamo 120. Utile, utile. Poi c'è anche Dark Patch, che sarebbe il cerotto là. Il cerotto per il tipo oscurità, che cura i danni. Vabbè, passiamo ai mazzi tematici. Mazzo tematico di Cofagrigus, che non so, cioè, sarò costretto a comprare. Anche se non l'ho. Cioè, non è un Pokémon che mi attira tanto, ma devo comprare. Allora, in cursori. Il Pokémon Baracofagricus sorge al tuo comando quando giochi con il mazzo tematico in cursori. Manda Sablai a razziare la tua pila degli scarti alla ricerca di carte strumento che permetteranno a Cofagricus di annientare il Pokémon del tuo avversario. Quando le scarti alla tua mano, manda quindi in campo Crocodile con i suoi attacchi Buio Danaia e Bombastico. Yeah. Per incalzare il Pokémon difensore, prima di avvilupparlo nelle tenebre e metterlo fuori combattimento. È arrivato il momento di dare prova delle tue eccezionali abilità. Aiuta i tuoi incursori a diventare vincitori. Partima. Ok, questo è un mazzo epico. Ombre di Zoroark. Shadows. Quando Zoroark sorge dalle ombre, non avrai più nessun dubbio su chi è destinato alla vittoria. Non temere se viene attaccato. L'attacco Impeto Oscuro di Zoroark fa più danni per ogni segnalino danno presente sul Pokémon, come abbiamo visto poco fa. E mentre Empoleon usa la sua abilità Pesca Fonda per darti un più ampio accesso alle carte del tuo mazzo, gli altri due Pokémon lanceranno i loro attacchi fulminei ed efficaci per causare danni. Confondere infine e gettare il tuo avversario nell'abisso più nero. Ok, punto. Stop, Charm. Scusatemi, ma sono ignorante. Analfabeta quasi. Ok, continuiamo. I tuoi avversari avranno paura della propria ombra quando li affronti con il mazzo tematico ombre. Hanno fatto la battuta. Spiritoso. Qua c'è. Si può scaricare questo stupendo sfondo. Veramente molto bello. 14 minuti. Bene. Ok, qua dopo.
Vabbè, facciamo qua, dai. Vabbè, qua dice che ci sarà un evento speciale di Darkrai. Oddio, si è aperto Siege. Oh, ok. Allora, tanti fantastici Pokémon X. Nell'espansione Nero e Bianco, Esploratori delle Tenebre del GCC Pokémon, troverai molte altre carte Pokémon X. Sono alcune delle carte più potenti che potrai aggiungere al tuo mazzo. Con una vasta gamma di attacchi e abilità devastanti. Con una. Basta, basta. Ma fai attenzione: quando uno dei tuoi Pokémon X viene messo KO, il tuo avversario prende due carte premio invece di uno. Lo sapevo questo. Ok, qua abbiamo un qualcosa di veramente bello. Molto bello. Groudon X Full Art, Kyogre X Full Art, Darkrai X Full Art. Tutte e tre stupende, ma preferisco Kyogre come grafica, diciamo. Sì, anche se sono stupende anche le altre. Mettendo il mouse, il cursore, diciamo, sopra, tipo fa così. Bello, eh. Allora, analizziamo subito Darkrai. Darkrai, che c'è molto da parlare, diciamo. Ok, prima vi leggo tutto, poi vi parlo un po' della carta. Allora, Darkrai X. Se vuoi sfruttare al meglio i Pokémon di tipo oscurità dell'espansione, ok, Nero e Bianco, Esploratori delle Tenebre, non dimenticarti di includere Darkrai X. Darkrai X si renderà presto indispensabile grazie all'abilità Mantel Nero, che azzera il costo di ritirata dei due Pokémon con energia oscurità assegnate. Ciò è particolarmente utile per i mazzi di tipo oscurità. Ma dai! Che si basano su questo tipo di energia. Inoltre, Mantel Nero funziona anche sui Pokémon con un'energia speciale Arcobaleno o Prisma, rendendo Darkrai X ancora più potente. Darkrai X non si limita ad aiutare gli altri Pokémon della panchina. Può infatti contare su attacchi potentissimi e su un livello di PV che non ti aspetteresti da un Pokémon X. Scatena il suo attacco Oscuro Lancia che infligge 90 danni al Pokémon difensore più altri 30 a uno dei Pokémon nella panchina del tuo avversario. Grazie al lavoro di squadra e gli attacchi ad ampio raggio, la potenza di Darkrai X si estende ben oltre i mazzi di tipo Oscurità. Allora, Darkrai X, carta veramente veramente stupenda, perché soprattutto per l'abilità. Cioè, voi potete fare scambi dalla panchina così liberi, perché se avete già assegnato energia oscurità è facilissimo. Poi, attacco Oscuro Lancia, che è anche buono come costo, non è assai. Toglie 90 danni e infligge pure 30 danni a uno dei Pokémon in panchina dell'avversario, praticamente. Quindi è buono perché se poi mettete KO Pokémon difensore attivo, magari poi sceglie quello, sì, vabbè, l'avversario sceglie il Pokémon a cui avete inflitto 30 danni ed è già fatta praticamente. Cioè di nuovo Oscuro Lancia ed è KO. Vabbè, bellissimo Darkrai. La carta che vale più del 7 forse. Sì, penso. Vabbè, sarà come Mewtwo, quindi sì. Ok, passiamo a Kyogre. Carta molto bella come grafica. Ah, 180 punti di vita. Dicevo, Kyogre è molto bella come grafica, la carta, anche se è un po', diciamo, scarsetta, diciamo, non la utilizzerei. Vabbè. Allora, Kyogre EX. Ribalta le sorti dell'incontro con Kyogre X. Per prima cosa mostra al tuo avversario la grande rapidità di questo gigantesco Pokémon con il suo attacco girata distruttiva, che infligge 30 danni e ti consente di scambiare Kyogre X con uno dei Pokémon nella tua panchina. Dopo aver riposizionato Kyogre X come tuo Pokémon attivo, puoi mettere KO due Pokémon contemporaneamente con doppio splash, in grado di causare 50 danni a due dei Pokémon del tuo avversario. Se si tratti di eludere un attacco con girata distruttiva o di colpire più avversari contemporaneamente, Kyogre X ha tutto ciò che serve per essere la punta di diamante del tuo prossimo mazzo di Pokémon. Allora, non che sia bruttissimi, come. Cioè, gli attacchi non è che sono bruttissimi, però diciamo che. Cioè, giocando Kyogre nel mazzo dovete puntare, diciamo, a giocare molti più turni rispetto alle altre carte X. Perché con Kyogre, per esempio, dovete scambiarlo con quello in panchina, doppio splash, magari fare due turni, perché non penso che c'è un Pokémon con 50 punti vita. Cioè, se non è proprio base, scarso proprio, ma penso. Cioè, per esempio, vabbè. Quindi se puntate subito alla rapidità nel vostro mazzo non ve lo consiglio Kyogre. Vabbè, poi il costo di ritirata altissimo, debolezza elettro, 170 punti di vita.
Allora, sì, aspettate, ok. Passiamo a Groudon X. Groudon X, bello, molto bello, vorrei averlo X normale, perché mi piacciono di più a me l'X normale. Allora, Groudon X. Proseguendo con la panoramica sui Pokémon leggendari della serie Nero e Bianco, Groudon X è pronto a combattere in prima linea. Questo Pokémon di tipo combattimento non si farà intimidire facilmente, neanche quando deve affrontare orde di nemici. Groudon X parte subito all'attacco con Pestata, che infligge 20 danni al Pokémon difensore e 10 danni a ciascuno dei Pokémon presenti nella panchina del tuo avversario. Quindi Groudon X incalza con un grande artiglio in grado di infliggere 80 danni più 40 danni se il Pokémon difensore ha già 2 o più segnali di danno. Questa combinazione micidiale di attacchi, assieme ai suoi 180 punti vita, rendono Groudon X uno dei tuoi Pokémon più temibili. È in effetti uno dei più temibili perché è veramente stupendo. Cioè, Pestata toglie 20 al Pokémon difensore attivo e già 10 a quelli difensori, cioè in panchina, quindi già vi mette un passo avanti, diciamo. Cioè, sì, un passo avanti contro gli altri. Poi Grande Artiglio, molto bello anche questo, perché se il Pokémon difensore ha 2 o più segnali di danno, toglie 120 punti, altrimenti 80, che non è poco. Molto utile questo effetto perché, per esempio, se ha già 2 segnalini di danno, significa che ha almeno 20. Quindi, facendo un calcolo, 80 più 40, 120, il Pokémon difensore va già a 140. Usando Pestata prima, è già. Siete proprio alla fine, avete la vittoria in pugno. Vabbè, debolezza tipo. Oddio. Tipo acqua. Resistenza tipo elettro. Molto utile per chi ha nel mazzo. Cioè, questa Groudon X è molto utile per resistere agli attacchi di Zekrom. E altre carte X, ovviamente. Qua c'è lo sfondo X. Sì, vabbè. Ok, ciao. Ok. È finito lo speciale a Darkrai. Quanto ho parlato? 23 minuti, che vuoi che sia. Quindi, ragazzi, un bel pollice in su per me, che ho parlato 23 minuti, lo so. Mi sto rompendo, lo so. 23 minuti ad ascoltarmi non è facile. Eh già. Pollice in su per me che vi ho parlato un casino. E pollice in su per Darkrai. Pollice in su per l'oscurità che sta per arrivare in Italia. Oh. Vabbè ragazzi, questo è tutto, alla prossima.